Quest'estate avete portato quattro trofei dalla Coppa America, alla Coppa d'Africa, alla National League, l'anno in cui Maradona portò lo scudetto al Napoli e aveva vinto i mondiali. Non sono arrivati i mondiali, però questo può essere uno sprono per voi e soprattutto può farvi pensare che c'è una continuità con quello che accadde? Lo, lo speriamo, no? non solo io, però se, se quest'anno potesse arrivare qualcosa di importante lo, la, lo raccoglieremo a braccia aperte perché penso che... Eh, come tutta la squadra, anche la città, eh, siamo diciamo, un po' in ansia per, per poter vincere qualcosa quindi speriamo che, che sia l'anno buono. In nazionale avrai avuto sicuramente modo di parlare con Cristiano Ronaldo, come vive il fatto che ci sia questa rivalità Napoli-Juve, come vede il Napoli in quanto rivale della, della Juventus? Per dire la verità, in Nazionale, non è che parliò, eh, abbiamo parlato molto di, delle, delle nostre squadre. Eramo, eravamo concentrati su una competizione, europee, eh, una competizione europea molto importante per noi, quindi abbiamo parlato, ma soprattutto de, della nazionale, non ci, abbiamo lasciato le, le squadre fuori, diciamo. Mario, ti chiedo del, del tuo momento, perché è cambiato eh, molto, forse tanto, in in poco tempo, Ancelotti ti ha tolto dal mercato, ha speso parole importantissime uh, per te e forse mi sembra da qui la sensazione che sia rinato anche il rapporto con il pubblico dopo che il tuo agente definì ostile proprio questo rapporto per qualche critica che forse non meritavi. Vabbè, ognuno è libero di, di esprimere il suo, il suo pensiero, il suo parere. Io almeno sono stato sempre molto tranquillo perché almeno dalla società nessuno neanche il MIS, mi aveva detto che era sul mercato quindi io penso che queste cose sul mercato è stato anche messo lì diciamo da qualcun altro perché eh, sia la società che il mission hanno sempre ribadito la, la, la volontà che io rimanessi a Napoli quindi io adesso sto bene mi trovo bene col gruppo co, con la gente spero che le cose continuino così ti chiedo invece a livello tattico, Ancelotti ci ha spesso raccontato di questo Napoli più aggressivo che sta nascendo, terzini che noi vediamo un po' più alti rispetto magari anche all'anno scorso, questi piccoli, piccoli cambiamenti possono aiutarti per caratteristiche, forse potresti trovarti ancora meglio. Con Ancelotti poi ti chiedo anche se eh, ti vedi anche in un ruolo da esterno alto, come hai giocato in qualche frangente eh, nel finale della scorsa stagione. Io penso che, che quello che stiamo facendo adesso a livello tattico si già fatto anche un pochino l'anno scorso, quindi io penso l'anno scorso magari è stato un più un periodo di adattamento a quello che voleva il Missile, quindi quest'anno saremo ancora più preparati. Poi io penso che, che sia un po' difficile di giocare da esterno perché visto la... I giocatori le qualità che hanno davanti e quindi mi sa che farò un po, un po' fatica a giocare di davanti, però se, se capita l'occasione sicuramente sarò pronto. Mario il Presidente vuole vincere, Mister Carlo Ancelotti ha dichiarato di non volersi più accontentare del secondo posto, avete la sensazione che quest'anno si possa vincere qualche cosa anche di importante soprattutto vi chiedo quanto siete ancora distanti dalla Juventus? Io quello che penso è che quest'anno sarà ancora un campionato sarà ancora più difficile e più equilibrato rispetto all'anno scorso. Penso che ogni squadra è migliorata sia a livello individuale che a livello collettivo. E come ho detto anche prima, il nostro obiettivo è quello di di cercare di, di dare qualche gioia importante non solo a noi ma come, come tutta la città quindi se questo sarà l'anno buono lo speriamo tutti è il nome caldo ha messo Rodriguez ne parla il presidente ne parla il mister ma il mister ne parla con voi c'è la sensazione che forse si stia provando qualche cosa di nuovo a livello di modulo anche per l'inserimento del calciatore colombiano? Mm. Non so, non saprò rispondere sinceramente se, se le parlo del missile, se si parla del presidente. Penso che sono cose che riguardano loro. Eh, di mercato, come potete immaginare, non è che parliamo così con il presidente e con il missile. Quindi, penso che sono domande che si devono fare a loro. Chi è arrivato già? e Si sta allenando con te, Emmanuel Lassa. Hai giocato anche con lui alla Roma. Nella... E lui, come te, viene eh, venuto dalla Roma al Napoli. Come cambia la difesa con lui? E se prima di arrivare al Napoli vi siete sentiti, avendo vissuto già un'esperienza insieme? Sì, a parte che prima che lui firmasse mi ha chiamato, però sicuramente quello non, non lo posso dire, cosa abbiamo parlato, no, a <ride> no, parte scherzo, no, 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 a parte scherzi vi... l'ho detto che sarebbe stato accolto come tutti, come hanno accolto anche a me, braccia aperte, perché il gruppo era veramente un gruppo difficile da trovare, quindi sarebbe stato accolto nei, nei modi migliori, poi come, come calciatore... Penso che lo sapete tutti che tipo di calciatore è Costas, quindi penso che ci, ci darà una grossa mano e spero che co, col suo aiuto e con l'aiuto di tutti si possa fare qualcosa di importante. Un altro tuo grande amico è Lorenzo Insigne. Lo stiamo vedendo protagonista di un'operazione simpatia, sempre con i tifosi, anche scherzare con te sotto gli spalti. Ci racconti dall'interno se è cambiato qualcosa, com'è questo Lorenzo Insigne trascinatore di tutto il gruppo. Uh, ma Lorenzo non ha cambiato di, di una virgola, Lorenzo è quello che, che lo vedete, Lorenzo è stato, almeno da quando io sono qua e da quando conosco Lorenzo, Lorenzo è sempre quel Lorenzo lì, divertente, scherzoso, amico, quindi questo è il ragazzo che conosci e è quello che è. Mario, quando sei arrivato a Napoli, eh, sui social sono aumentati tantissimo i tuoi follower, poi un buco nero, un momento di rottura, hai bloccato anche i commenti in un momento eh, sfortunato… Quale sarà Mario Rui sui social nella prossima stagione e qual è il tuo rapporto con i ragazzi che ti scrivono sui social? Condizionano anche le tue prestazioni? No, ti dico la verità, non sono uno che sta molto dietro ai social, l'ho fatto, è vero. E come potete anche vedere voi, non sono uno che posta tantissime cose, metto poche cose ehm, eh, dovuto a quello che è successo a cancellare tutti quei messaggi è stato non le critiche verso di me che quelle li posso sopportare tranquillamente mi fanno veramente poco eh, però il problema è che con, con questi social la, la gente pensa di poter dire qualsiasi cosa quando ti attaccano a te va bene lo posso accettare ma quando viene, viene in mezzo, messa in mezzo la, la tua famiglia è un po' più Difficile da sopportare quindi per quello l'ho fatto. Il miglior momento visto qui a Napoli? E il peggior momento? Un momento che vorresti cancellare? Uh, il miglior momento? Non so, magari sia stata la quella vittoria lì allo Juventus Stadium che... che ci ha fatto credere che veramente era possibile vincere qualcosa, che siamo andati veramente vicini. Poi magari il peggior momento è stato. La sconfitta, magari con la Fiorentina, che ci ha tutta la possibilità di vincere lo scudetto. Fosi Gulam è tornato in forma, c'è stata anche una dichiarazione da parte di Ancelotti. La concorrenza col Franco Algerino può essere un ulteriore stimolo per te quest'anno? Eh certo, è uno stimolo immenso perché tutti sappiamo che il calciatore Fosi è tornato dall'infortunio già, già da tempo. E sta tornando, e Fosi, che, che, che era un di migliori a e sinistra, quindi penso che poter lottare eh, con uno con delle qualità diffuse ti fa solo crescere, ti fa solo migliorare, quindi io penso che sia anche un bene per tutto il gruppo avere più di un giocatore per ruolo forte che così ci dà più alternative e la più possibilità di cambiare durante l'anno. L'obiettivo personale di Mario Rui è l'obiettivo di questo Napoli. Il mio obiettivo è quello di, di aiutare la squadra a migliorare e quello della squadra è lo stesso: migliorare la scorsa stagione e andarci ancora più vicino. E chissà poter arrivare veramente in fondo a qualcosa di importante. Grazie, Grazie. Grazie Mario.